Il Ministero, il 22 dicembre scorso, ha diffuso una nota indirizzata agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome in cui vengono elencati una serie di chiarimenti in relazione alla produzione, denominazione ed etichettatura del cosiddetto pane nero, ossia un pane realizzato con l'aggiunta di carbone vegetale, carbone attivo commercializzato con l'indicazione pane, focaccia o pizza al carbone vegetale. In quest'ultimo provvedimento per il carbone attivo è riportata una precisa indicazione. Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell'eccessiva flatulenza postprandiale. Questa indicazione può essere però impiegata soltanto per un alimento che contiene almeno 1 grammo di carbone attivo per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 1 grammo almeno 30 minuti prima del pasto e 1 grammo subito dopo il pasto. È dunque ammissibile la produzione di un prodotto della panetteria fine, denominato in questo modo, che aggiunga gli ingredienti base, cioè acqua, lievito e farina, tra gli altri anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia. Ma non è ammissibile, attenzione, dice il Ministero, aggiungere nella etichettatura l'addizione di pane, quindi non si può chiamare pane. E non è neanche ammissibile aggiungere nella etichettatura presentazione o pubblicità del prodotto alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici. Eccolo qui il documento del Ministero della Salute che spiega, per la verità, con grave ritardo, perché il problema, è vecchio, insomma, negli scaffali dei panifici, ma anche dei supermercati, da tempo, forse da qualche anno, c'è questo pane nero. Insomma, c'è il solito linguaggio ingessato della burocrazia ministeriale italiana che non ci fa capire bene, innanzitutto, cosa significhi 1 grammo per porzione quantificata. Abbiamo cercato di approfondirlo, non ci siamo ancora riusciti, e come si debba chiamare questo cibo nero al carbone, visto che non è legale chiamarlo pane. Insomma, non si capisce per nulla se questo carbone vegetale è solo un additivo colorante o aggiunga proprietà benefiche al nostro stomaco, così come abbiamo letto tante volte. È il solito rifugio in calcio d'angolo del burocratese italiano, definitivamente inquinato dall'euro burocratese, un altro regalo dell'Europa che non ci piace.